che è nell'unità che si può costruire, nell'unità si può trovare quella forza, quel coraggio di poter parlare e poter sicuramente far uscire i temi centrali che il film nostro cittadino. Questo mettersi insieme, questo costruire relazioni, rapporti forti, servono per creare una società forte. Allora, questa terza sessione vuole realmente introdurci a temi come quelli della città, temi che entrano nella città, nella società, a temi che sono quelli della verità, della libertà, che è nella libertà che poi c'è il segno vero di una democrazia autentica, e come la stessa libertà possa essere alla base della giustizia, perché la giustizia nasce non per un senso di libertà. La vera giustizia non è qualcosa di astratto, non è qualcosa di vissuto, distante da quello che noi i nostri valori, i nostri principi non portiamo. Quindi la stessa giustizia ha a che fare con il dovere, ha a che fare con la responsabilità. La responsabilità è il perno su cui noi possiamo poi davvero costruire veri doveri per quelli che ad alta voce chiamiamo diritti. I doveri danno vita a dei veri diritti. E soprattutto se ci sono questi poteri che aiutano i diritti nella costruzione della società, si può anche educare una vera cittadinanza. Allora, in questo voglio salutare anche tutti, diciamo, gli studenti dell'Università di Cassino che sono presenti, che hanno fatto anche un lungo viaggio per essere qui, e veramente ringraziamo un applauso. Che io considero molto stimolante perché può essere l'occasione di una riflessione su un tema di evidente interesse sociale, quale definire la città, alla luce di categorie non solo culturali, scientifiche o sociali, ma anche, innanzitutto, alla luce della fede cristiana e nel contesto di una condivisione di quei valori ai quali è stata scritta la vita di Gianmarco, di Giorgio Latina e di altri Manichetti, pur nella diversità delle forme e dei modi di espressione propri di ciascuno di essi. L'oggetto di questa terza sessione del convegno verte su due cose: cultura della pace da un lato
futura della città, delle città. La connessione tra questi due poli, dal punto di vista teorico, sembrerebbe piuttosto evidente, per non dire scontata, posto che siamo tutti convinti che le nostre città, tutte le città, debbano, o quantomeno devono aspirare, ad essere luoghi di pace e non di conflitto. Questa connessione, tuttavia, è meno scontata di quanto si pensa, anche sotto lo stesso profilo teorico. E ciò anche perché la storia dei miti, in larga parte intrecciata a quella delle religioni, mostra come la stessa nascita e la costruzione delle città appaia dipendere da un atto di violenza. Anticamente, infatti, in culture diverse, anche geograficamente molto distanti tra di loro, dall'Estremo Oriente al Medio Oriente, all'Europa, fino alla civiltà azteca, per esempio, l'atto fondativo di una città, o anche in alcuni casi di singole costruzioni, specie stabilite al luogo sacro, era preceduto da sacrifici propiziatori, in molti casi sacrifici umani. Queste pratiche risultavano così diffuse che antropologi ed etnologi sono stati indotti a coniare la definizione di una categoria specifica, quella dei cosiddetti sacrifici formazionali. Questi atti sacrificali venivano compiuti e considerati necessari non tanto per garantire la solidità delle costruzioni in sé, ma per rendere possibile la stessa convivenza umana nel momento in cui le comunità umane di cacciatori e raccoglitori smisero di vivere in modo itinerante e cominciarono a stanziarsi su territori determinati, dando luogo inizialmente a villaggi più monogradi fino ad arrivare alle prime città. Questi sacrifici, quindi, erano in sostanza praticati in funzione della comunità stanziata sul territorio e al fine della condivisione di uno spazio comune, più che della città in sé. Queste teorie hanno ricevuto una recente conferma e una più definita elaborazione negli studi dell'antropologo francese René Girard, che parla in proposito anche di un vero e proprio linciaggio fondatore che compare all'origine delle comunità umane. A lei si deve ancora la celebre formulazione della teoria del capo espiatorio, che appare minuziosamente descritto nel libro del Levitico nella Bibbia, e che secondo Girard è una pratica generale e molto diffusa nelle società umane antiche, ovviamente secondo i vari luoghi, in quanto sacrificio capace di portare ciclicamente la riconciliazione all'interno del mondo sociale. A titolo veramente esemplificativo, possiamo ricordare un mito, a noi tutti vicino, ben noto, che è quello collegato alla fondazione della città di Roma, avvenuta sulla base di una rivolta fratricida, anche se intrecciata ad elementi religiosi, come molto bene è stato rappresentato nella ricostruzione anche dal recente film di Proprio Re, diretto dal regista italiano Matteo. Questa origine violenta delle città appare sia pure tra le righe anche nella trama di questo film, laddove è già il racconto dei francesi ad indicare proprio un Caino, colui che poi divenne costruttore di una città. Questo è il parole testuale della Genesi. Dopo c'è l'omicidio del fratello Abele. Anche le prime città che la Bibbia menziona non hanno un destino felice e non sono esattamente l'oasi di pace in cui tutti desidereremmo vivere. È il caso di Babele, così come quello delle successive Sodoma e Gomorra, prefigurazione simbolica della città di Babilonia, la quale è a sua volta destinataria dei più terribili strani felici. Quest'ultima, inoltre, è la città in cui era esiliato il popolo di Israele,
proprio nel momento in cui si mettevano per iscritto i racconti delle origini narrati nel libro dell'emergenza. Questi, insieme a tanti ancora, sono tutti i modi in cui la Bibbia fa presente, sin dall'inizio della rivelazione, che vivere in comune implica sfide molto grandi e che le conseguenze di una convivenza composta da male possono essere grandi, se non addirittura tragiche. Sfide che nell'ambito di una città paiono accentuarsi in un vortice rovinoso e autodistruttivo. Quanto appena detto, non deve però indurre a pensare che il cristianesimo veda negativamente il vivere nelle città o lo sviluppo urbano in generale. Tuttanto, per il cristianesimo invece, il destino dell'uomo è nella città. E questo il luogo dove la natura relazionale dell'uomo, l'animale politico, secondo la sapere, è chiamata a esprimersi nell'essere persona, il cui significato è quello di essere in relazione. È significativo in questo senso che il primo luogo di diffusione del cristianesimo siano state proprio le città, e tra queste proprio quelle più aperte agli scambi culturali e commerciali: Corinto, Efeso, la stessa Roma. Sono gli abitanti delle città, più dei pagani, cosiddetti perché abitanti dei magi, cioè dei magi, coloro che, staccatisi dall'originale appartenenza familiare, risultavano più inclini alle novità, al cambiamento, e quindi alla novità del Vangelo, che prospetta un'appartenenza del tutto nuovo, del tutto nuova e originale. La stessa Bibbia offre del resto, anche nell'Antico Testamento, diversi esempi di città virtuose, che compensano ampiamente quelle negative sopra menzionate. È il caso della città di Betulia, il cui nome è molto probabilmente frutto di fantasia, che resiste alla sedia di Oloferne e che viene salvata dal coraggio di Giuditta, la cui comunità di abitanti appare pensare e agire come una persona sola, tutta raccolta nella supplica e nella fiducia verso il cuore di Dio. Ma anche il caso di Nineve, di cui il libro di Giona racconta la conversione religiosa proprio per effetto della predicazione dello stesso profeta, benché indolente. Ma la conferma migliore e più efficace del favore cristiano verso le città è dato dal fatto che il destino dell'umanità e della storia intera tende verso una città, che il libro dell'Apocalisse descrive come la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da Dio, pronta come una sposa adornata in suo sposo. Solo lì l'uomo, ogni uomo, per sua natura di nato, terminerà il proprio pellegrinaggio. Ed è ancora grazie al pensiero fecondo di Sant'Agostino che sappiamo che questa visione, in sé escatologica, non sia destinata soltanto alla fine dei tempi, ma che la Civitas Dei sia in sostanza uno stile di vita già immediatamente possibile, antagonista alla Civitas Terrena, fondata da Caino e caratterizzata dall'egoismo e dal danno proprio dall'anno. Le due città, secondo Sant'Agostino, non sono cronologicamente successive, ma contestuali e inseparabilmente intrecciate l'una con l'altra, fino al momento del giudizio finale, quando si renderà chiara la cittadinanza posseduta nell'una o nell'altra di ciascuno. Questo excursus storico biblico non è fine a se stesso. Il guardare ciò che è già accaduto per mente, se su questo specifico tema, come su altri in genere, di orientarsi su ciò che sta per accadere. Dalla sintesi precedente è possibile quindi ricavare qualche considerazione di massimo utile alla riflessione che stiamo conducendo. Anzitutto la conferma che la città, interamente
è un modo in sé contraddittorio, nel senso che riflette e manifesta le molteplici contraddizioni dell'anima. Essa infatti nasce in funzione del desiderio di comunione che anima l'uomo, lo introduce in una società e lo induce a condividere gli spazi pubblici, appunto, le risorse e i molti servizi che una città può offrire, soprattutto ai giorni d'oggi. In una parola, la città vuole essere la struttura e il ruolo di una convivenza pacifica e armoniosa, a misura del desiderio profondo iscritto nel cuore di ogni essere umano. Al tempo stesso, però, ed è questo il suo aspetto conflittuale, la città si rivela anche essere luogo di contrasti e di opposizioni, mediante le quali si rendono presenti tutte le difficoltà implicate dalla convivenza, a cominciare proprio dalla stessa condivisione degli spazi e delle risorse e dall'osservanza di numerosi e complessi limiti, le regole di una convivenza appunto, che generano tensioni e la cui osservanza richiede l'applicazione di sanzioni. Le possibili contraddizioni tra quella che appare essere la vocazione della città, ma meglio sarebbe dire della comunità che ne sta andando, e la sua realizzazione storica si esprimono in forme molteplici anche in differenza. Solo a titolo esemplificativo, basti pensare come le nostre grandi città, da luoghi di comunione e di condivisione, possono diventare occasione di sempre più frequenti solitudini, paradossalmente favorita lo sviluppo dei servizi a disposizione, specie di come la medicina. L'excursus sopra tracciato va inoltre a confermare come, nonostante le contraddizioni della vita in comune, l'uomo rimanga comunque un animale politico, nel senso strettamente indicato dallo stagista, ovvero come sia portato per la sua natura propria a vivere insieme a propri simili per formare delle comunità e a farlo abitando nella corsa. Le comunità umane hanno assunto infatti la forma di aggregati progressivamente sempre più stabili e strutturati che nel corso della storia sono cresciute in numero e dimensione, fino a raggiungere la forma delle grandi città, un fenomeno che sembra destinato a crescere e a espandersi ulteriormente. Posto che il destino dell'uomo è strettamente legato alla sua vocazione comunitaria e che questa trova espressione nel costruire e abitare le città, dobbiamo a questo punto porci il quesito: come far sì che le città diventino sempre più luoghi di una convivenza pacifica? Inoltre, facendo tesoro delle riflessioni sopra svolte, la domanda potrebbe essere questa anche nei seguenti tempi: come far sì che la vita all'interno della città corrisponda alla vocazione comunitaria propria di ogni essere umano? Un utile punto di partenza da cui muovere alla ricerca delle molte possibili risposte può essere ravvisato nel considerare le città non soltanto come luoghi o come centri di organizzazione di servizi utili alla collettività. Occorre, a mio avviso, anzitutto accentuare l'identificazione tra città e comunità, ovvero sottolineare la componente personale della città, come comunità di persone stanziata su un territorio organizzato in funzione dello sviluppo, ovvero della convivenza pacifica, della comunità stessa. La città, in fondo, non è altro che il vestito della comunità che dà. Sotto questo profilo, lo sviluppo urbano del territorio è una delle conseguenze dello stesso sviluppo umano sullo stesso territorio. Così, ad esempio, in molti centri urbani dell'Europa occidentale si assiste ad un aumento dell'età media, ma non
conseguente invecchiamento della popolazione. Questo fenomeno risulta tutt'altro che compensato, ma anzi accentuato dalla diminuzione del tasso demografico in notevole calo in molti paesi dell'area europea. Ne verrà di conseguenza che in queste città sarà sempre più difficile offrire servizi per l'infanzia e la maternità. Non solo, l'amministrazione pubblica dovrà occuparsi di destinare risorse sempre più cospicue alle cure geriatriche e all'assistenza degli anziani piuttosto che mirare alla costruzione o manutenzione di asili nido e di parchi giochi. A questo proposito mi fa piacere ricordare il collegamento che Papa Francesco ha fatto nel corso di un'udienza generale in Piazza San Pietro il 2 settembre 2015 tra la famiglia e la città, quando ha detto, e qui cito: le nostre città sono diventate desertificate per mancanza d'amore, per mancanza di sorriso. Tanti divertimenti, tante cose per perdere tempo, per far ridere, ma l'amore manca. Il sorriso di una famiglia è capace di vincere questa desertificazione delle nostre città. E questa è la vittoria dell'amore della famiglia. Nessuna ingegneria economica e politica è in grado di sostituire questo apporto delle famiglie. Il progetto di Babele edifica grattacieli senza vita. Lo spirito di Dio invece fa fiorire il deserto. Dobbiamo uscire dalle torri e dalle camere blindate delle elite per frequentare di nuovo le case e gli spazi aperti delle moschee, aperti all'amore della famiglia, fino alla cessa. Questo e altri esempi ancora rendono evidente come non si possa affrontare il tema dello sviluppo urbano solo da una prospettiva tecnico-funzionale, ma come gli elementi da considerare siano molteplici e strettamente interconnessi gli uni con gli altri. In questa sede vorrei tentare di tracciare tre linee di sviluppo che a mio avviso impegneranno la costruzione delle città europee. Una prima linea è quella di ordine giuridico, che consiste nella necessità di trovare forme nuove e adeguate al fenomeno di un'urbanizzazione in continuo e veloce cambiamento. In concomitanza al crescere delle città si assiste infatti ad un corrispondente indebolimento dei cosiddetti costi intermedi, ovvero di quelli che mediano tra la città e lo Stato. Questi infatti risultano sempre più compressi dalla crescente attribuzione di funzioni e competenze alle città di grandi dimensioni o alle unioni di piccole città tra di loro, da un lato, e dalla traslazione di funzioni statali o centrali a organizzazioni o unioni sovranazionali. La crescita delle regolamentazioni sovranazionali, le quali sono per definizione estranee a particolarismi locali, richiederà a sua volta, come ineludibile bilanciamento, il riconoscimento di crescenti autonomie in favore delle realtà cittadine di maggiore dimensione, secondo statuti e ordinamenti specificatamente calibrati sulle diverse realtà di volta in volta prese in considerazione e secondo modelli difficilmente standardizzati. Questo richiederà inoltre, sempre più frequente, uno statuto particolare ad hoc per le città di maggiore dimensione. In una certa misura questo fenomeno può essere già osservato. In molti ordinamenti, infatti, si sta provvedendo a disciplinare il fenomeno dei grandi aggregati urbani stabilendo modelli di diritto pubblico diversi a seconda delle dimensioni e degli abitanti delle città. In Italia, per esempio, si è provveduto a istituire, a partire dagli anni 90, la figura della città metropolitana, che ha assunto portata anche costituzionale con la riforma del 2000. In altri ordinamenti esistono statuti particolari per città particolari, un caso esemplare riguarda la città di New York.
Non è questa certo la sede per formulare riflessioni approfondite in proposito, tuttavia si può individuare una linea di tendenza secondo la quale la crescente polarizzazione da un lato e la crisi o depotenziamento degli stati nazionali dall'altro condurranno ad un rafforzamento giuridico e amministrativo delle città o delle aree metropolitane a scapito delle comunità di più ampio rischio. Una seconda linea di sviluppo è più direttamente collegata al tema dello sviluppo pacifico delle comunità e concerne l'aspetto sociale della città. Ciò che appare sempre più evidente è il profilo multietnico che vanno assumendo tutte le più grandi città. In ogni capitale, comunque in ogni grande città, almeno all'interno dei paesi più industrializzati, risulta sempre più comune la coesistenza di culture ed etnie di diversa provenienza. Questa, a mio avviso, è la sfida principale che bisogna porsi per costruire comunità di pace che possano abitare le nostre città. Uso il termine di sfida perché purtroppo, per quanto essa sia tutt'altro che nuova, mi sembra che siamo ancora piuttosto lontani dal trovare risposte soddisfacenti. Infatti, anche nei paesi di lunga tradizione immigratoria non mancano, anche ciclicamente, episodi di intolleranza, se non di vero e proprio razzismo, e comunque tensioni tra gruppi di diversa provenienza etnica, che sfociano a volte, e purtroppo, in episodi anche di estrema violenza. Ma anche senza arrivare a questo, basti rilevare come all'interno delle più grandi città esistono zone diventate appannaggio esclusivo o quasi di etnie particolari, tali da creare vere e proprie città dentro città. Seppure oggi l'etnia non esiste più come luogo della comunità italiana all'interno dell'isola di Manhattan, che come, se non come luogo di attrazione turistica, ciò tuttavia non è perché quel quartiere ha ricevuto una piena integrazione nella comunità americana, ma solo perché la confinante Chinatown l'ha completamente innovata, rilevandone anche quasi per intero le attività commerciali. Questo fenomeno delle zone etiche, lungi dall'essere soltanto soggetto centrato cinematografico, riceve oggi un nuovo e forte impulso a seguito dell'immigrazione africana, asiatica o latinoamericana, quella che sia, con l'agglomerarsi di stranieri che già naturalmente legati tra di loro sono inevitabilmente portati a concentrarsi sul territorio. Tutto questo ci interroga e ci mette dinanzi alla verità che c'è ancora tanto da fare affinché la diversità delle culture, delle etnie e delle religioni, che in sé non è solo legittima, ma anche espressione di ricchezza e di bellezza, non diventi motivo di separazione, di esclusione, per poi sfociare quasi inevitabilmente nell'intolleranza e nel disprezzo. Tra i molti pronunciamenti che Papa Francesco ha avuto su questo tema, mi limito a ricordare come nel discorso ai partecipanti al Forum Internazionale Migrazione e Pace del 21 febbraio 2017, il Santo Padre abbia ricordato, e cito, l'integrazione non è né assimilazione né incorporazione, ma è un processo bidirezionale che si fonda essenzialmente sul mutuo riconoscimento della ricchezza culturale dell'altro. Non è appiattimento di una cultura sull'altra e nemmeno isolamento reciproco, con il rischio di nefaste quanto pericolose ghettizzazioni. Fine della citazione. Su un piano operativo e pratico, l'offerta di lavoro per gli adulti e i servizi di istruzione scolastica per i più giovani sarebbero le leve principali e indispensabili che potranno nel tempo
affrancare dalla necessità di inibire la propensione alla delinquenza delle fasce più povere e al tempo stesso creare occasioni di crescita individuale in una società libera e paritaria. Purtroppo la crisi economica globale che affligge i paesi più interessati dalle recenti ondate migratorie potrebbe rendere difficile azionare la leva lavorativa. Questo però non dovrebbe impedire il ricorso all'offerta scolastica, indispensabile per emancipare le nuove generazioni da condizioni di necessità e di immaginazione che senza offrire loro un'adeguata istruzione diventerebbero quasi inutili. Resta da menzionare infine la terza linea di sviluppo che a mio avviso è ancora più decisiva di quelle che precedono e che è del tutto essenziale se si vuole indirizzare la crescita del fenomeno urbano verso gli scopi di un effettivo sviluppo della comunità umana, se si vuole cioè promuovere una cultura della pace all'interno delle nostre città. Questo suo aspetto può essere ben introdotto riprendendo la citazione del venerabile Giorgio Lapino, menzionato nell'introduzione del programma del convegno, secondo cui è necessario oggi ripensare la città dell'uomo assumendo ispirazione dall'architettura intima e dalla destinazione finale della persona. Questa intuizione, che sintetizza idee ricorrenti nel pensiero di Lapino, mi sembra davvero ispirata e al tempo stesso capace di sviluppi altrettanto formidabili. Il primo e immediato effetto di questa intuizione conduce a pensare alla città non solo dal punto di vista dell'aspetto materiale e somatico, quello che chiameremo il corpo dell'essere umano, bensì anche sotto un aspetto più profondo, che bene possiamo considerare spirituale. Secondo quanto indicato appunto dall'architettura intima e dalla destinazione finale della persona, nelle parole di Lapino. Questo implica fuori metafora il dovere di considerare e di valorizzare non solo e non esclusivamente la città nei suoi aspetti funzionali, nell'essere cioè bene organizzato per venire incontro alle esigenze concrete della gente, ma anche, se non soprattutto, come un luogo in grado di realizzare il bene profondo e autentico della persona. Il presto, per riprendere il linguaggio del sindaco fiorentino, nell'intimo della sua architettura, è riferito al tempo stesso alla sua altissima destinazione finale e che coincide con la propria vocazione metafisica. E lo stesso Giorgio Lapino a offrire considerazioni in questo senso. Mi riferisco in particolare ai pensieri sviluppati in una delle sue prime opere, dal titolo La nostra vocazione sociale, sul fine del 1944, pubblicata proprio per aiutare la ricostruzione non solo delle istituzioni immediatamente dopo il termine della Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto per offrire una riflessione sapiente sui mezzi e sugli scopi della società in quanto tale, ponendo come punto centrale e fondante il valore trascendente della persona. Ciò che affascina e cattura dell'esposizione di Lapino non è soltanto lo spessore filosofico e l'argomentare logico del suo pensiero, quanto più di tutto la fede viva e entusiasta che ama, ispira e sorregge l'esposizione delle sue tesi. Nell'ultimo capitolo di questo scritto, dove affronta il rapporto tra individuo e società, Lapino afferma che l'uomo è costruito come un edificio a più piani, che si eleva dalla materia allo spirito, dal tempo all'eterno, dal particolare all'universale, dal visibile all'invisibile, per poi affermare che se il fine ultimo dell'uomo trascende ogni interesse temporale, la conseguenza è ovvia. Non tutto l'uomo è incluso
nel vincolo sociale. Una parte dell'uomo, la migliore, trascende la società. Conseguenza questa inaccettabile, come si è stata precisa, per il collettivismo economico di Marx e per quello politico di Hegel, per il quale il fine dell'uomo interessa soltanto la comunità e perciò è dalla comunità integralmente regolata. Questa impostazione conduce conseguentemente al rifiuto della tesi espressa dalla sociologia collettivista, secondo cui nel rapporto tra società e individuo, la prima, nelle sue diverse declinazioni, Stato, classe, nazione, è sostanza, mentre l'individuo ne sarebbe un mero accidente. A questa sociologia la Pila oppone quella di matrice cattolica che, rovesciando il tema della relazione, subordina la società all'uomo, perché non sarà l'uomo ad essere piegato ai controlli della società, ma la società a dover essere organizzata in modo tale da consentire il raggiungimento dei fini della persona, che alla fine sintetizza con la formulazione dell'integrale gerarchico bene comune necessario alla conservazione, allo sviluppo e alla perfezione della persona umana. E che nell'economia di questo intervento potremmo anche indicare come il bene della pace, inteso in un'accezione ampia. Queste riflessioni che ho tentato di portare, certo sono molto più dense e determinanti, non sono da considerare estranee al tema che stiamo trattando. Seppure sono riferite ad un diverso contesto storico sociale e in un orizzonte strettamente statale e nazionale, sono al tempo stesso sempre pari del tempo e altrettanto utili anche per pensare le città del futuro, soprattutto per essere infatti è valido riferimento all'antropologia umana e alla destinazione trascendente della persona, ancora più in un futuro in cui le divisioni statali e nazionali sembrano, anche se lentamente, recedere dinanzi allo sviluppo di società multietniche e sovranazionali, al cui interno le istituzioni cittadine acquisteranno un peso specifico sempre. Per concludere vorrei ripetere le stesse parole usate dalla Pila verso la conclusione dell'opera sopra citata, che mi paiono tracciare un programma attuale ed efficace se davvero vogliamo che le città del futuro, abitate dalle generazioni che verranno, divengano sempre più centri di pace e sempre più a misura nuova. Dice la Pila: la costruzione sociale nuova, ma noi potremmo dire le città del futuro, per essere solida deve ritornare a quel principio purificato di comunità che riconosce il valore originale della iniziativa personale e che offre alla totalità dei membri il bene comune integrale e gerarchizzato, in guisa cioè che l'economico si ordini al familiare, al politico, al culturale e tutti insieme questi beni si ordinino ulteriormente al bene religioso e predispongano la persona al compimento dell'atto supremo che è la perfezione, l'atto interiore di contemplazione e di amore di intelligenza. Aggiungo soltanto, e per concludo, che laddove vi saranno uomini delle istituzioni come Giorgio, pensatori e filosofi come Chakmarutan, imprenditori animati da sincera passione politica e civile come Adriano Vivetti e quanti altri si saranno impegnati nella suddetta opera di edificazione, costoro non avranno reso un servizio alla Chiesa o allo Stato, lo avranno reso invece all'umanità intera, che attraverso di loro ha trovato interpreti operosi, credibili ed efficaci del desiderio di comunione, di giustizia e di pace, che incessantemente ne orienta il divenire storico. Grazie. Ringraziamo il signor Antonio Camilleri.
storia biblica della città, sull'uomo, la negatività, anche la positività, quello che vuole stare la città, e per raggiungere quella che per il futuro, dal punto di vista di città santa, la Gerusalemme. E sono stati tanti gli studi con questo desiderio di condivisione, di relazionalità all'interno della natura della città stessa, e le stesse persone che in qualche modo vivono questo desiderio per incontrarsi, di condividere. E qui nasce anche quella che lei ha visto come una cooperazione di pace, una cooperazione che ha a che fare sicuramente con la cura delle persone, delle varie sfaccettature giuridica, sociale, è appunto quella che è la dimensione di cultura della pace. E per questo voglio ancora ringraziarlo e dare subito la parola alla professoressa Giuseppina Di Simone, pontificia della facoltà teologica di Italia Meridionale, che ci introdurrà su queste tematiche che riguardano la cultura della pace, anche rispetto a quella dell'esperienza che vive all'interno della sua università. Ringrazio Gianluca Cuccio per l'instancabile impegno da cui nasce anche questo convegno così interessante, così ricco. E ringrazio moltissimo anche il signor Camilleri per questa relazione così ampia, puntuale, che ha dato un quadro di riferimento alla riflessione di oggi pomeriggio. E vorrei proprio collegarmi a una sottolineatura la proposta per sviluppare alcune riflessioni che vogliono semplicemente mettere a fuoco una questione particolare, come vedremo. Monsignor Camilleri diceva che è doveroso pensare la città non soltanto dal punto di vista delle sue dimensioni funzionali, ma anche in rapporto al bene profondo e più grande dell'uomo, che è nella sua vocazione metafisica, che significa che occorre appunto considerare nella città e nella costruzione della città del futuro anche, non soltanto nella ricostruzione della memoria, della storia della nostra città, ma anche nell'immaginare gli scenari della città del futuro, occorre considerare il ruolo spirituale, potremmo dire, il ruolo della dimensione spirituale, come dimensione non secondaria, ma anzi essenziale all'essere dell'uomo. Perché appunto ciò di cui parliamo quando ci troviamo sulle città del futuro è esattamente la possibilità di città umane, di città umanizzanti, di città che siano rispettose dell'umano, espressione dell'umano. Perché dobbiamo avere il coraggio di sognare le nostre città proprio così. E allora quello che vorrei proporre è una riflessione appena abbozzata sul significato proprio dello spirituale nella vita della città, sul ruolo dello spirituale e sul ruolo della fede nella vita delle nostre città. Potremmo partire col sottolineare il fatto che viene da più parte richiamato che c'è una dimensione immateriale nello sviluppo delle città, una infrastrutturazione materiale che è essenziale per l'umanizzazione della città. Le nostre città, l'abbiamo detto più volte, hanno una identità dinamica, è proprio della città avere un'identità dinamica. Identità che è costantemente ricostruita e rinnovata, ci venga ricordato anche stamattina dal professore Remi, nella differenza tra l'alveare e la città si costruisce in maniera sempre nuova.
ma perché la città sia capace di accogliere la realtà, di integrarla, instaurando una nuova e ulteriore unità, perché la città viva quell'arte dell'apertura che le appartiene anche in maniera propria, perché appunto la città è il luogo del plurale, della molteplicità, della complessità, è necessario che la città abbia un'anima, che abbia un principio spirituale che plasmi la vita. E qui richiamiamo le parole estremamente belle e profonde di Giorgio Lapira, che in un discorso ai sindaci delle città capitali, un discorso del 1955, diceva: le città hanno una vita propria, hanno un loro proprio essere misterioso e profondo, hanno un loro volto, hanno per così dire una loro anima e un loro destino. Non sono cumuli occasionali di pietra, sono misteriose abitazioni di uomini e più ancora, in certo modo, misteriose abitazioni di Dio. Le città hanno un'anima, ogni città ha un'anima. Ogni città possiede una personalità, ogni città ha una vocazione particolare, ha una luce e una bellezza destinata a illuminare le strutture essenziali della storia e della civiltà dell'avvenire, come dice ancora la Lapira. E attraversando le strade di questa città, della città di Matera, e sentendomi parlare, appunto come abbiamo fatto in questi giorni, possiamo comprendere quanto questo sia profondamente vero. Ogni città ha una storia che è anche storia spirituale. Sono i percorsi dello spirito di quella città che sono e appaiono indissolubilmente intrecciati alle pietre, all'aria, alla pioggia, al sole, di particolari luoghi, così come agli eventi che hanno segnato nel tempo la vita di quel determinato popolo. C'è dunque una storia spirituale, c'è dunque un posto, un ruolo spirituale nella vita della città che non è di secondaria importanza, ma è fondamentale, tanto che potremmo dire che lo spirituale è uno dei poli fondamentali dello sviluppo della città. Potremmo dire che la storia di fede della nostra città è uno dei poli fondamentali di questa storia, di questo sviluppo. Allora, si tratta di capire se questa fede può essere ancora un polo di sviluppo, se la fede può ancora giocare un ruolo importante, un ruolo fondamentale nello sviluppo delle nostre città, nello sviluppo di quella arte dell'apertura, di quella capacità di novità, di quella capacità di elaborare sintesi nuove che a partire dalla propria identità, a partire dalla propria vocazione, le città devono essere capaci di vivere anche nel futuro che è da costruire insieme, assumendocene fino in fondo la responsabilità e il coraggio. Allora, potremmo partire per poter riflettere ancora sul ruolo della fede, sul ruolo dello spirituale nella crescita, nello sviluppo, nel futuro delle città, potremmo partire dalla considerazione dei luoghi dello spirituale, dei luoghi della fede e del significato che essi hanno all'interno della città, nel tessuto vivo, nel tessuto anche architettonico, urbano della città, oltre che nel tessuto sociale, chiaramente, dove le due dimensioni coincidono, si intrecciano profondamente. Ecco, se guardiamo anche a questa città, alla città di Matera, se pensiamo alle nostre città, così diverse ma anche così vicine, così simili per tanti aspetti, possiamo renderci conto che i luoghi dello spirituale, i luoghi della fede, hanno sempre avuto all'interno della città, nel tessuto urbano, la capacità di essere luoghi di aggregazione, principio di identificazione. Potremmo dire che sono stati fonte di senso e di orientamento, luoghi di senso e di relazione, sorgenti disseminate nella città. Hanno sempre svolto e continuano a svolgere, probabilmente, al di là di quello che noi possiamo pensare e immaginare, hanno sempre svolto la funzione di essere centro,
un centro aggregante, un centro che è sorgente di significato, principio di orientamento, disseminato nella città. Questo va sottolineato fortemente, perché appunto si tratta di luoghi che non separano, di luoghi che non strappano la vita della città, ma che sono chiaramente dentro la vita della città, che ne lasciano avvertire il respiro, che ne portano in qualche modo scritti nelle loro pietre, nella loro stessa configurazione, ne portano scritta appunto la storia viva. E lo spazio abitato dall'uomo si costruisce a partire da un centro. E quanto emerge in maniera molto chiara da quello che gli studiosi di fenomenologia delle religioni hanno definito il simbolismo del centro. Il simbolismo del centro che è rilevabile chiaramente nelle culture arcaiche. E va precisato chiaramente che il centro non è qui uno spazio geometrico, non è una questione geometrica, ma è, come sottolinea Merleau-Ponty, una realtà esistenziale che ha a che vedere con l'ordine dei significati. Il centro non è dato semplicemente da uno spazio, ma da una relazione che qualifica lo spazio, sottraendolo all'informe, facendone appunto un luogo di senso e rendendolo principio di orientamento. E il centro è laddove si dà una relazione densa di significato, una relazione che è sorgente di senso e che per questo è capace di dare consistenza all'identità dell'esistenza umana e dei luoghi in cui essa si svolge, una relazione che è principio di realtà. Nelle culture arcaiche il centro è laddove si dà la relazione al trascendente, laddove si realizza la comunicazione tra il cielo e la terra, dove il qui ed ora si apre all'irruzione dell'altrove. L'irruzione del sacro, scrive Mircea Eliade, che è il simbolismo del centro delle culture arcaiche, ha dedicato pagine indimenticabili, proietta un punto fermo in mezzo alla morfa fluidità dello spazio. A partire dal centro si organizza lo spazio del villaggio come quello di ogni abitazione umana. Il centro è il luogo del senso e principio di orientamento, ma è anche principio di realtà ed è esattamente in virtù dell'apertura trascendente ed è questo in virtù dell'apertura trascendente che lo qualifica. Ora, anche nelle nostre città, e anche qui a Matera possiamo constatare come questo centro, che è dato appunto dalla relazione che qualifica l'esistenza dell'uomo e che dà significato, dà fondamento, dà realtà all'esistenza dell'uomo e a tutte le sue relazioni, questo centro è un centro che si moltiplica in una pluralità di centri, perché appunto non c'è un unico centro, ma una pluralità di centri, perché i luoghi dello spirituale, i luoghi della fede sono disseminati appunto nella vita della città, nella sua struttura. E questi luoghi di significato, questi luoghi di senso, perché appunto sono i luoghi in cui il cielo e la terra si incontrano, in cui la vita si apre all'altrove, al trascendente, che dà ad essa significato e realtà, questi luoghi sono questi luoghi che sono luoghi di identificazione, spazi di relazione e di incontro, sono luoghi di speranza, sono come sono disseminati nella struttura della città e appunto intrecciati ai percorsi della vita quotidiana. Pensiamo ad esempio qui a Matera alle chiese rupestri, a quello che hanno significato, che significano le chiese rupestri nella storia di questa città. I luoghi dello spirituale, dunque, i luoghi della fede, che sono i luoghi della speranza, i luoghi dell'appartenenza, i luoghi della relazione, della identità, sono, potremmo dire con Marco G., sono anche i luoghi per eccellenza, sono luoghi antropologici per eccellenza, esattamente l'opposto di quei non luoghi che molto spesso invece sperimentiamo in città che si costruiscono in maniera anonima, confusa, caotica. Sono quei luoghi ai quali occorre ritornare per trovare appunto un principio di orientamento, un principio di senso. Ecco, ma questi luoghi
sono tali, come dicevamo, se non separano, se non portano a, se non strappano la realtà, ma consentono di immergersi più profondamente dentro la realtà stessa. Questa sottolineatura ci consente di fare alcune considerazioni relativamente a ciò che può essere, che è chiamato ad essere ancora lo spirituale e la fede, l'esperienza di fede, così come i luoghi della fede dentro la vita della città. La fede che può essere ancora un principio di sviluppo per le nostre città, un principio di umanizzazione per le nostre città, non può essere una fede che ci separa, una fede che ci fa fuggire dalla realtà, che ci pone in altrove, che ci pone in una sorta di chiusura, in una nicchia incantata o in uno spazio che è spazio di giudizio, di condanna rispetto a tutto quello che poi accade intorno a noi, accade altrove. La vita spirituale non può costruirsi secondo una logica di separazione, non può costruirsi nella forma della estraneazione. Deve piuttosto la vita spirituale, la vita di fede, far sua quella logica della disseminazione che appunto è propria di per sé dello spirituale. Lo spirituale non può che essere una realtà aperta, in cui sia possibile appunto accogliere la vita, nella sua concretezza, accogliere la vita della città nella sua concretezza, accoglierne il ritmo, le leggi, i drammi, le difficoltà, ma anche l'inquietudine, la sete e la santità, quella diffusa esperienza di Dio che silenziosamente si realizza tra le pieghe e il frastuono della vita quotidiana. C'è un profondo desiderio di Dio che attraversa il frastuono e le pieghe della vita quotidiana delle nostre città, molto più di quello che ne possiamo immaginare e riconoscere. Dobbiamo però saper ascoltare questo desiderio, saperlo intercettare, saperlo accogliere. Allora l'invito e la forte provocazione che viene appunto da questa considerazione della disseminazione dello spirituale, della disseminazione dei luoghi dello spirituale, dei luoghi della fede, del tessuto della città, nella sua struttura, è quello a vivere una fede che ci spinga a stare tra la gente, a stare per le strade, nei quartieri, sul territorio, imparando ad accoglierne e leggerne in profondità la vita, la storia, l'arte, la cultura, scoprendo in tutto questo nuovi possibili percorsi di annuncio al Vangelo che sono anche percorsi di umanizzazione. Questo penso che debba essere il respiro della vita dello spirito nella vita della città. Tornare ad essere appunto il vino forte e pressante che viene rivolto all'esperienza di fede, come è stato per quei maestri di futuro di cui stiamo parlando appunto in questi giorni, tornare ad essere sorgente e non principio di edificazione di strutture che chiudono e che separano ancora una volta. Ecco, credo che soltanto in questo modo, soltanto recuperando l'esperienza di fede con questa dimensione di apertura e con questa capacità di disseminazione, con questa capacità di stare dentro la vita della gente, dentro in mezzo alla città fino in fondo, e rifuggendo da ogni tentazione di separazione, di estraneazione, soltanto in questo modo è possibile che la dimensione spirituale e l'esperienza di fede possano contribuire appunto a costruire una cultura della pace che è fatta prima di tutto di capacità di incontro e capacità di accogliere, che diventa capacità di tessere relazioni che consentano di vincere la solitudine, che consentano di mettere in comunicazione le persone, essendo non semplicemente gli uni accanto agli altri, ma gli uni con gli altri, nella capacità di sperare e nella capacità di costruire il futuro delle nostre città. Grazie.
autorizza a prendere la parola. A questo punto direttamente inizio la mia esposizione, ringraziando molto per l'invito a questo bel convegno e ringraziando anche tutti quanti i relatori, soprattutto i convegni di ieri, i convegni familiari che hanno potuto partecipare, siamo arrivati nei modi di ieri sera, era molto tardi e devo tornare a Roma il prima possibile. Ringrazio molto i relatori sia di questa mattina, ho preso moltissimi appunti e tratto degli spunti interessantissimi e naturalmente anche dalla sessione alla quale abbiamo partecipato, momento, perché moltissime sono le cose che meriterebbero di essere seguite lasciando da parte ciò che ho pensato di dire. Allora, dovendo dare un titolo come guida l'ascolto, al mio contributo, direi l'innovazione dello spazio e la comunità intelligente. Faccio riferimento privilegiato all'opera di Adriano Riventi e segnalerò, se è possibile, le consonanze con il filosofo Maritain e con, diciamo, il sindaco Sanno. Mi aiuta molto l'esposizione che è stata fatta questa mattina dalla Fondazione Orvieto. Muovo da un rilievo ovvio, parlando di innovazione, di una riflessione sul futuro delle città. La rivoluzione digitale sta imponendo di ridefinire le forme della relazionalità e i modi in cui condividere la responsabilità. E con i venti perché scomparso 60 anni fa costituisce una guida autorevole ed esperta. Perché? Anzitutto non è un imprenditore animato da mecenatismo filantropico. Ovviamente ragiona di lavoro e di imprese iscritti in un progetto di una nuova città indirizzata alla piena espressione della persona umana. Non è solo un imprenditore illuminato, oggi potremmo dire un profeta dell'industria 4.0, con un'attitudine particolarissima nell'immaginare lo spazio, gli spazi, gli stabilimenti, corpo del lavoratore dello spazio. E dietro questa immaginazione dello spazio c'è evidentemente una filosofia dell'impresa, della società umana, al di là della contrapposizione tra l'egoismo liberistico e il collettivismo pianificatore. Quindi innovazione come capacità di immaginare nuovi scenari, anche a costo di superare tanti nemici, perciò delle opposizioni consuete, individualismo collettivismo, egoismo altruismo, questo genere di storia, profitto gratuità. Ed è di particolare interesse che la sua visione della comunità e dell'impresa sia ispirata da una filosofia che è anche resistente per rapporto tra loro sotto diversi profili. I prodotti, abbiamo visto questa mattina la foto di alcuni dei prodotti magnifici di grande successo, anzitutto bellissimi, lo spazio della produzione, i processi produttivi, proprio intesi come gli atti, i gesti che il corpo umano compie per produrre, poi la vita che produce, anche il lavoratore come l'uomo comune che torna a casa con la sua vita, poi la sua vita. E partire da un emblematico passo dell'ordine politico delle comunità, quando Olivetti dice la crisi della società contemporanea non nasce da noi, ma dal persistere un mondo in certo cambiamento di strutture inadeguate, anzitutto strutture politiche. Tra i principali motivi di turbamento dell'ordine sociale indica la dissociazione fra cultura e tempo. È una lezione anche per il nostro tempo,
ancora incapace di superare la scissione fra essere e fare, fra cultura umanistica e tecniche della produzione. Invece il tratto intellettuale, civile, imprenditoriale di vita può unire riflessione e azione, ricerca e prodotti dell'industria. Non a caso popolava con i venti di intellettuali, di poeti, di letterati, di architetti, di filosofi, di sociologi. Nel modello di Olivetti la ricerca, ragionava anche da imprenditore che cerca il profitto, la ricerca è premessa di prodotti innovativi. E i prodotti innovativi, pensiamo a lettera 22, come a caso sta, è considerata un'opera d'arte. I prodotti innovativi conquistano il mercato, aumentano il profitto e consentono di resistere non soltanto nella ricerca, ma nel capitale umano. E gli anni d'oro il 10% degli occupati in movimenti erano nel settore ricerca e sviluppo. Una vera rivoluzione verrebbe da dire l'immaginazione, potere e influenza. Naturalmente l'azienda non solo produce macchine, ma è a sua volta una grande macchina nella quale si producono macchine. Allora, come immaginare questa grande macchina? E fin dall'età giovanile di movimenti si appassiona alle opere del razionalismo architettonico, per cui così è stato citato stamattina anche Gropius, trovando in esse un modello di armonia che rifletteva la propria visione dell'uomo e del mondo. E qui verrebbe pertinente, diciamo, all'idea di avere stata ricordata poc'anzi, partire dall'architettura intima e dalla destinazione finale dell'uomo. Olivetti comincia nel 1908, è stato ricordato questa mattina, ma in fondo il papà Camillo aveva pensato uno stabilimento secondo i canoni della vecchia e della prima rivoluzione. Poi, 25 anni dopo, chiamano due geniali terrani, Piccini e Pollini, grande pianista, e dopo 25 anni ecco un nuovo edificio con grandi finestre che garantivano l'ingresso della luce nello spazio di quest'area di lavoratori. Dopo 5 anni un secondo edificio ancora più bello, i canoni dell'avanguardia degli anni 30, stavolta con delle pareti interamente vetrate. E non dobbiamo neanche dimenticare l'impegno di Olivetti negli anni 50 per realizzare piani di riorganizzazione del territorio, edificare con perspettiva, anche edificare e pianificare l'uomo come quella dimensione di e lavorare. Quindi questa attenzione per l'architettura e l'urbanistica traduce lo spirito del suo completo umanismo, promuovere l'uomo. Se si è realisti, in fondo la filosofia di Maritè invita la scena di Martina, Tommaso, anzitutto, se si vuole promuovere l'uomo, bisogna innanzitutto immaginarlo fisicamente collocato nello spazio, andando a compiere le sue attività quotidiane, dalle quelle più banali, dopo come capograzia. E solo così si vede possibile il trascendimento della sua semplice fisicità. Allora perché, come scrive Maritè, l'individuo esiste non soltanto fisicamente, c'è in lui un esistere più ricco, più elevato, ma sopra esistenza si riguarda così un tutto, non soltanto una parte, per esempio la forza, la funzione, è individuo e persona. Quindi, animato da questo pathos, anche da questa lettura, il pathos ci crede prima che imprenditoriale, Olivetti pensa la fabbrica al servizio civico della verità come libertà di ricerca e di progresso scientifico, della giustizia come equa distribuzione a chi lavora, della ricchezza prodotta e della bellezza, espressione visibile dell'armonia tra esigenze materiali e spirituali. Ecco il celebre discorso citato questa mattina da Pozzoli nel 1955, inaugurando il nuovo stabilimento di
o darsi dei figli, stanno tutti nell'indice dei profitti. Non vi è citazione, qualcosa di affascinante, una vocazione, una destinazione della vita della fabbrica. Ecco perché in questi spazi reimmaginati bisogna immaginare luoghi. E quindi prima di costruire uno stabilimento industriale bisogna mettersi a osservare l'uomo, cioè il gesto, e la consonanza con la rete c'è proprio in questa umiltà, in questo rispetto dell'uomo, per ciò che è, proprio di come lo si può immaginare magari riducendo la vita. E il giovanissimo di Venti, quando mandato dal padre degli Stati Uniti, negli anni 20, visita più di 100 fabbriche, vede il fordismo all'opera e si chiede, come riferirà in un'intervista molto dopo, avevo difficoltà a capire come si potesse stare diverse ore, chi la stessa macchina, senza imprigionare lo spirito. E da qui la sua impresa, che è un'impresa culturale, di civiltà, un'impresa aziendale dal punto di vista statunitense. Ecco perché non soltanto gli spazi di Ivrea più noti, ma gli spazi di Pozzuoli più importanti. Una fabbrica con immense vetrate di cristalli che la aprono eliminando la barriera tra l'interno e l'esterno. Non è soltanto una fabbrica con questo, ma è chiaro che il lavoratore della zona fosse felice di poter guardare il prodotto. Ma è una fabbrica che grazie alle vetrate dialoga con il territorio, che guarda il territorio e si lascia, non ha paura di farsi vedere. Direi in tre sensi diversi. Investire a Pozzuoli per Olivetti significava non sradicare il territorio. E questa è la quantità. Questa è la quantità. La storia, la tradizione, la comunità, non costringere i migranti. Quindi le vetrate sono di una fabbrica che rispetta il mondo perché non soltanto dà lavoro, ma dà lavoro, si usa dire oggi, in modo sostenibile, cioè sopportabile per chi vive qui, di famiglia, di una famiglia, no, era uno strato, una ferita. Ed è una lezione che non va dimenticata in un'epoca in cui il fenomeno dell'immigrazione economica, dello sradicamento di coloro che sono parte strategica dell'agenda politica, non solo europea. In un secondo senso, le grandi vetrate della Olivetti consentono al lavoratore, mentre costruisce, di mantenere un contatto visivo con la natura. Sembra un'idea un po' naiva. Ma non è forse vero che Amazon ha costruito una foresta pluviale dentro il suo quartiere generale a Seattle? E poi nell'Apple Park di Cupertino non ci sono forse 9.000 alberi? Si può ripetere che ovviamente abbiamo capito tutto, abbiamo anticipato tutto. Ma se lo sappiamo bene, il modello di Olivetti è significativamente diverso. La Olivetti di Pozzuoli, lo stabilimento, guarda il mare, il verde, così come sono. Chiede ospitalità al territorio in cui si insegna, ma non ne mortifica l'equilibrio, la specificità. Se noi guardiamo le magnifiche sfere di Amazon inaugurate per una mezzo fa, a Seattle, tre serre con 40, un capolavoro, con 40.000 specie di piante provenienti da 30 paesi, una cascata da 5 piani, un albero di 17 metri trasportato da una fattoria del California al centro di Seattle, è stato un lavoro lasciato vedere attraverso il foro del tempo. Ma non è soltanto l'albero che è stato fatto vedere dal centro. A Seattle tutta la natura è stata schiantata e trapiantata. L'effetto è magnifico dal punto di vista architettonico, ma anche di film. Il verde sembra ingabbiato da quello. Non è la città che guardo e che rispetto. Poi, si potrebbe dire, nota di pagina, a contatto con questo verde ci sono i vertici di centri di Amazon. I magazzini hanno tutt'altro ambiente, altro spazio, altra luce, o le vetri che stanno operando. E ancora più evidente è la differenza rispetto al pur magnifico.
il verde ovunque, dentro, fuori. Però se consideriamo l'erba palma, ecco la prescelta, non a caso la pianta circolare. Il complesso gigantesco, magnifico, una sorta di astronave di Star Wars, è rinchiuso su se stesso. Intorno c'è il nulla. È verde, ma è comunque un nulla verde, ma sempre verde. E poi anche qui va il discorso di altri, gli smartphone non vengono fatti lì. Ma gli stabilimenti, lontano, magari gli stabilimenti di Foxconn, in cui ci sono avvenuti i noti incidenti, ci sono stranamente parlati dalla censura dell'informazione. Per converso, i non identi vetrate sono una metafora di un'azienda che non ha paura di farsi notare dentro, la propria anima, come produce, come tratta, perché i lavoratori non si fanno tanto importare il loro, ma di vedere comprare un marchio per la sua reputazione, innanzitutto dal punto di vista civico. Allora, torniamo al passo sulla crisi della contemporaneità dell'ordine politico della comunità, quello della dissociazione tra culture. Ci sono altre cause della crisi per Adriano Levi, per esempio il conflitto tra Stato e individuo, i limiti dello Stato liberale, la mancanza di un diritto ovviamente che protegga adeguatamente i diritti materiali e spirituali della persona. Allora, quali sono le uscite? Il socialismo di Stato? Il liberismo? Con i 26 della ricerca di una terza via, non si sa, è la più difficile, che ruota intorno al concetto, si parla di questi giorni, di comunità, ma è una nozione sfuggente. Allora, cerchiamo di capire anzitutto come collocarla nell'ambito dell'alfabeto di e del lessico di Maritain. Nell'uomo e lo Stato Maritain distingue, come sappiamo, comunità e società. La comunità, nella comunità è allora soprattutto la natura, nella società è allora soprattutto la ragione. Nella comunità l'oggetto è un fatto che crea una condivisione, ma una condivisione inconscia, tramandata con sue tutti i sentimenti. C'è qualcosa che ci attraversa, in senso, devo dire, ermeneutico, profondo. Nella società l'oggetto è un compito da realizzare, quindi è in atto soprattutto l'intelligenza e la volontà. E Maritain fa alcuni esempi, per esempio società, sono un sindacato, un'associazione, un'azienda commerciale, e invece le comunità sono regionali, tecnici, linguistici e così via, le case sociali. Potremmo dire che Olivetti, l'azienda Olivetti è una società, ma è una società che ha anzitutto come vocazione quella di proteggere la comunità, di promuovere l'umanità che c'è nella comunità. Ecco il nucleo del giornalismo che fa spesso si parla. La vita familiare, culturale, educativa, anche economica, non ha meno importanza, si nasce da lì. Ecco il bene comune, che implica l'integrazione di coscienza civica, prosperità materiale e ricchezza spirituale, sapienza anche inconscia, amicizia, virtù, eroismo, sacrificio per l'altro. Questo è il legato del bene comune. E questo è il comune che vive e deve essere curato e promosso nella comunità, ci richiama non a caso la battaglia di Giorgio Lapira, anche nelle sottocommissioni dell'Assemblea Costituente a difesa dei corpi intermedi. Non c'è tutela dei diritti della persona che lo Stato non ha i suoi figli se non sono rispettati i diritti, le formazioni sociali, della ricostruzione, della comunità familiare, società naturale. Della comunità religiosa, della comunità di lavoro, della comunità locale, della comunità nazionale, che non è lo Stato. Perché persona è necessariamente membro di queste comunità e le possiede lo Stato. Quindi dall'individuo allo Stato, ma non secondo la filosofia, diciamo, del giacobinismo, ma attraverso la mediazione di ordinamenti naturali. Certo,
La comunità però diventa anche un altro statuto, era anche un progetto di riforma costituzionale, che non ha avuto un successo. D'altra parte voleva colpire la centralità dei partiti dello Stato, la storia d'Italia del 54 è stata un po' diversa agli anni 90, non poteva più succedere. Ma Olivetti, pensando alla comunità, pensava alla promozione della democrazia, alla crisi della rappresentanza, anticipava la crisi della rappresentanza, pensava a una rappresentanza profonda, autentica, e non è un caso che il suo modello abbia emozionato due intellettuali che non erano più così emozionati, un giurista, Massimo Severo Giammini, un genio, un fondatore del diritto pubblico dell'economia. Il progetto ricostruttivo di Olivetti è un'idea molto feconda e sviluppi anche di carattere concreto. E poi Luigi Inati, che apprezzò l'idea della concretezza, della carnalità della comunità. Allora, se ha avuto poco successo, perché ne parliamo oggi? Io mi propongo, penso, semplicemente come punto di riflessione, due motivi: un'etica della responsabilità e un modo di atteggiarsi di fronte alle mani. Un'etica della responsabilità, proprio sulla scia di Marinelli, la persona, cito Olivetti, nasce da una vocazione, dalla consapevolezza del compito che ogni uomo ha nella società per lui. La persona profonda il senso della dignità del suo, un senso intimamente cristiano. Sente profondamente il carico di questa comunità, ha coscienza del dovere personale, quindi assumersi sulle spalle il peso del cuore. E qui la centralità della funzione di Maritella è indubbia, anche perché ci aiuta a distinguere il bene comune in questo senso, qui da quello che so di Ostro, i beni comuni, i beni collettivi, la benissima di tutti. Ci arrivo dopo. E poi, quanto al rapporto con le banche, ecco la grande sfida di Olivetti. Educare un rapporto con le macchine che esalti la specificità dell'uomo e ne custodisca la dignità. Cioè, sconfessare il paradigma di Rousseau. Io direi l'inganno di Rousseau. Qual è l'inganno di Rousseau? Beh, innanzitutto io direi istinto, legato al peccato originale, come nasce innocente. In più, nasce innocente e il progresso genera un'umanità infelice. Quindi nega la scienza, la tecnica, che è un errore filosofico. Quindi Olivetti alla fine attacca il grave errore della modernità, che peraltro è teorizzato, geniale scrittore, da parte della scienza terra. Ecco perché ripensare la democrazia, forse anche riqualificata tutti i sensi. Il fine di Olivetti all'opposto è quello di favorire una restaurazione innanzitutto spirituale contro il suo. Non guardiamo la scienza come al piccone demolitore delle tradizioni e dei valori, ma identifichiamo il cammino della scienza con quello della verità. Fine separazione. E le sue conquiste come uno stato di liberazione dal dolore, sì, sempre Olivetti, che il suo trionfo risplenda in una luce di carità. Quindi la risposta di Olivetti alla dialettica del comunismo, la per citare un'opera di Antonio Caio, che ha molto di moda in quegli anni, la risposta è chiarissima. Avete idee chiare di stile rispetto a quello di qualcuno sul Mariano Olivetti della scheda. Ecco quindi i due piani: responsabilità per l'altro e apertura a una scienza che oggi parla nel linguaggio delle mani. E se noi andiamo a guardare come Olivetti descrive, e arrivo alla sua conclusione, due minuti, le comunità nelle quali proprio dovevano stare questi lavoratori, ai prezzi, anche intorno a non soli, la prima cosa che si nota è il fatto che queste comunità non dovessero istituire la separazione tra le persone.
Ora, questa mancanza di separazione oggi ci rende un po' paura. C'è una società trasparente dove l'informazione attraverso i nostri corpi, attraverso i nostri cervelli, viene tratta involontariamente dai nostri dati biometrici, ci fa paura la mancanza di separazione. La mancanza anche del confine della nostra persona. Ed è chiaro che oggi noi dobbiamo avviarci verso un riposizionamento del nostro privato come spazio pubblico, quindi un ripensamento del nostro proprio, la proprietà di noi stessi. Però io direi non abbiate paura, citando Papa Santo, perché non dobbiamo avere paura? Perché in fondo che cosa ci dice questa informazione che oggi si deposita in macchine i cui algoritmi elaborano i nostri dati e anticipano i nostri comportamenti? Ma un uomo autenticamente libero non può avere paura della predizione del comportamento. Queste macchine che si approcchiano, che attraversano la nostra identità, in fondo segnano la fine di una visione proprietaria della nostra identità, la fine della sconfitta dell'individualismo proprietario. Noi ci chiamano a riconoscere che noi siamo magnifici figli, con immense libertà, e quindi non ci possiamo più nascondere, e non possiamo nascondere nulla, non soltanto l'occhio, il potente, ma non possiamo nascondere perché l'altro ci guarda, come ci combinasse, guardandoci ci chiama la responsabilità, ci declina all'accusativo. E quindi, proprio nella società digitale, il compito è quello di renderci conto che l'altro, del quale ci assumiamo la responsabilità, non è qualcuno del quale ci occupiamo quando possiamo, ci occupiamo sulle spalle perché è già su di noi, possiamo buttarlo via, possiamo spostarci e farlo cadere, ma è già fisicamente accanto al contatto con noi. E quindi concludo come suggestione, ringraziando tutti gli ascoltatori per la pazienza, per me se il futuro della città è ed è il destino di questo, destino con il senso che scivo, soltanto destino in senso orale. Se il futuro della città è la città intelligente, la smart city, questa può essere anche la città responsabile, se ci faremo muovere proprio da quella fiducia, da quella fede di Andrea Rubinetti, della forza civilizzatrice della conoscenza, e nella nostra capacità di interagire con le macchine, di capire le macchine, di parlare alle macchine, e anche di ascoltarle, di capire come ragionano e soprattutto di imprimere in esse il segno della nostra anima. Saluto l'onorevole Chiorazzi che è qui per noi, diciamo che nelle nostre iniziative
situazione indica nel giorno, diciamo che ci avvicina a questo. E quindi farei così, praticamente ci sono 20 minuti di anticipo, ma io continuerei con le altre relazioni, quindi con il professor Andrea, il professor Vito Adamo, il professor Lombardo, e poi alla fine di queste relazioni facciamo 20 minuti di dibattito e poi la conclusione del nostro rettore dell'Università di Cassino. Thank you.